Domenica giochiamo a Venezia dove incontriamo una squadra che arriva da 3 sconfitte consecutive, dove ha pesato sicuramente l'assenza di Diawara. Adesso questa settimana loro hanno recuperato questo giocatore che è davvero fondamentale per loro. Un giocatore come Diawara, che è unico in questo campionato perché è un esterno capace di giocare spalle a canestro in modo efficace, è stato infatti un fattore importante in tutte le loro vittorie. Il fatto che loro l'abbiano recuperato sicuramente gli permetterà di affrontare questa partita con più motivazioni e soprattutto perché giocano in casa, quindi vorranno recuperare dalle 3 sconfitte subite. Oltre a Diawara, che abbiamo sottolineato sicuramente la sua importanza, la leadership di questa squadra è affidata a un giocatore esperto e molto conosciuto, per le sue qualità, sia in Italia che per il suo trascorso europeo, che è Kiki Clark. Infatti spesso ha lui in mano le redini del gioco e quindi su quest'asse, quello che può creare per sé Clark e il modo in cui innesca gli altri giocatori su pick and roll e la dimensione di Diawara sono due fattori sicuramente importanti. Ma Venezia ha un'altra particolarità che è quella di avere sicuramente il roster più lungo di questo campionato dove le rotazioni gli permettono un'ampia possibilità di assetti, di schieramenti e ogni esterno che entra in campo può di partita in partita essere l'uomo chiave di quel singolo match. Questo fa sì che Venezia sia una squadra che è riuscita ad avere un filotto di numerose partite vinte dopo l'avvio di campionato un po' incerto, proprio per questo suo talento sicuramente offensivo in tutti i reparti. Per quanto riguarda la difesa, anche qui Venezia è una squadra particolare rispetto alle altre perché sì, è un gruppo che è unito, che lavora insieme da ormai diverso tempo e quindi hanno consolidato diversi tipi di difesa che mettono in campo a seconda degli avversari che incontrano. Sanno alternare difesa uomo, difesa zona, difese miste, per cui cercano ogni volta di mettere della sabbia negli ingranaggi dell'attacco avversario. Noi ci siamo preparati per questo e quindi sappiamo che questa partita va affrontata con l'importanza sia perché ci può dare un rilancio in questa situazione di campionato, sia perché abbiamo bisogno di trovare la fiducia e le motivazioni necessarie ad affrontare al meglio questa fine di campionato.